Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Oggi, come vedete, ho il mio coltellino d'unboxing perché, come nell'ultimo video, siamo ritornati con un unboxing. L'ultimo unboxing è stato un po' too much, ma adesso non sarà da meno. È un oggetto che aspettavo veramente da tantissimo tempo, l'ho sempre voluto e nonostante avessi potuto fare una scelta diversa, magari accontentandomi, prendendo un qualcosina che mi avrebbe comunque dato una mano, ma non come questo, ho detto alla fine, ma sai che c'è di nuovo? Io faccio il passo e vediamo un po' se me ne vento. Non credo. Quindi procediamo con l'unboxing di lui. Perfetto ragazzi, io non vedo l'ora di aprirlo, quindi brandeggiamo il mio coltellino d'unboxing e andiamo a rimuovere i sigilli che chiudono questo pacco Amazon. Sono sempre fatti meglio, vedo, non sono così semplici da aprire e probabilmente dovrei anche cambiare il mio coltellino d'unboxing a questo punto. Ma va bene così. Mamma mia. Ragazzi, mamma mia. Ecco a voi. Ulli! DJI Ronin RS2 Pro Combo. Nella scatola abbiamo niente, quindi può andare via. Ed ecco a voi, signori e signori, in tutto il suo splendore, il Ronin. Perfetto, quindi andiamo a rimuovere anche la pellicolina che ricopre tutta la scatola del Ronin. No, ho graffiato la scatola, come al solito. Oh, non c'è un unboxing in cui io non vado a rovinare la scatola, assurdo. Perché no, va bene. Questo l'avete sentito, aspetta, vediamo un attimo se... È Natale, ragazzi. È appena passato esattamente un mese da Natale, ma è di nuovo Natale. Andiamo ad aprire la scatola. Ah, giusto! Non mi ricordo se anche le altre versioni, ma la versione Pro Combo ha questo. Ha una borsetta fighissima per contenere tutto quello di cui necessita il Ronin. Quindi, minchia, fatta proprio bene. Ah, l'odore DJI, mamma mia. Ma su, vuoi sniffare? È top. Lasciamo un momentino da parte la borsettina per vedere che nella confezione abbiamo manuale di istruzioni con la plastichina DJI, che io non so perché, ma è fantastica. Altri manuali di istruzioni e nient'altro. Abbiamo soltanto un fondo con altra gomma piuma, polistirolo, quello che è. Andiamo a rimettere tutto dentro, le istruzioni non ci servono. Richiudiamo la scatola e tutto quello di cui abbiamo bisogno appunto è qui dentro. Quindi vediamo un po' questa taschina. Ah, perfetto, qui abbiamo una linguetta che nasconde una taschina molto stretta, probabilmente per i documenti, qualcosa del genere. Documenti di che? Patente e libretto. Andiamo ad aprire il primo scompartimento superiore della borsa e troviamo, signori, RavenEye. Lui è tanta roba, questo dobbiamo vedere un po' come utilizzarlo al meglio. Con i suoi accessori, sì, abbiamo supporti vari, viteria, ok, e null'altro. Nell'altra tasca invece abbiamo... Questo dovrebbe essere il follow focus, se non sbaglio. Mamma mia. Assurdo. Con tantissime altre cose. Piastre. Ah, giustamente, tutto il supporto per andare a montare il follow. Ciao. Fortunatamente era una piastra. Più la ghiera per girare giustamente il fuoco sull'obiettivo. E basta. Continuando all'interno della borsa abbiamo
Ma quanta roba! Procediamo con il mitico, fantastico e utilissimo treppiedi da mettere sotto al Ronin, e vi assicuro che questo è utilissimo per posare il Ronin dopo lunghe, intense sessioni di ripresa, e voi non vedrete l'ora di riporlo da qualche parte perché è veramente un bel aggeggino ma pesante. Andiamo a rimetterlo a posto nella sua tasca. Qui abbiamo la sua magnifica slitta con sgancio rapido, in modo tale che potete estrarre la cam e continuare a fare riprese a mano libera. Poi, ottimo, abbiamo... Perché un supporto? Questo è il supporto del telefono, perché abbiamo bisogno del telefono per controllare il RavenEye con l'app DJI. Giusto, bellissimo, minchia. Poi andiamo a posarlo e qui abbiamo il pezzo forte. Qui abbiamo la batteria del Ronin, che funge anche da impugnatura. E qui abbiamo questa cosa che è fondamentale. È una prolunga per la slitta e ovviamente c'è l'attacco a vite per metterlo vicino al Ronin. Questa per me è stata fondamentale. Sto parlando in questo modo perché io il Ronin l'ho già utilizzato anche in questa versione, ma non era mio. Questa è stata fondamentale per avere un'altra impugnatura al Ronin, altrimenti con una sola mano fate veramente tanta fatica, perché per quanto sia leggero e tutto il resto appresso, è pesante ragazzi. Comunque con l'S5 sopra, kittata, con microfoni, batterie, monitor e tutto, è pesante. Quindi dopo un po' la fatica si fa sentire, e non poco. Continuiamo andando ad aprire la parte inferiore della borsa, trovando chissà un po' cosa. Secondo me troviamo Babbo Natale. Abbiamo un sacco di altra roba, ragazzi, ma lo so che voi volete vedere lui. Eccolo qua, il mio bambino. No, è... Che vi devo dire? È assurdo. Tutto bloccabile, allucinante, veramente. Qua c'è un bel po' di robina da studiare per utilizzarlo al meglio, ma lo faremo ben volentieri. Qui c'è l'attacco per la slitta e qui sotto si toglie la gomma, c'è l'attacco per l'impugnatura slash batteria, anzi impugnatura batteria perché è così. E di qua abbiamo il joystick con il display, tasto REC e vari tasti funzione che ci aiuteranno nel controllo del mezzo, in questo caso, perché alla fine è un bel mezzo per fare riprese. Perfetto, continuiamo con il resto del contenuto. Mi pare che abbiamo solamente, sì, perfetto, la cavetteria. Nella confezione DJI è stata davvero molto generosa, in quanto troviamo un cavo USB tipo A, USB tipo C, abbiamo tanti cavi USB-C, HDMI o micro HDMI, esattamente, con il connettore ad angolo e connettori dritti. Oltre questo troviamo altrettanti cavi, tutti USB-C, micro USB, ma quanti cavi, assurdo. Bello, bello, mi piace perché per quello che costa ti dà veramente tutto. Speciale. Perfetto ragazzi, io come al solito questi video che realizzo sono semplicemente unboxing, prime impressioni, prime reazioni all'apertura dei pacchi. Non mi metto a fare ulteriori cose per farvelo vedere acceso, per farvelo provare, tutto perché realizzerò un video a parte, molto più organizzato, molto più studiato e fondamentalmente dopo che l'ho provato, in modo tale che non perdiamo tempo inutile a farvi vedere cose che magari non so ancora fare perché non ho studiato bene l'apparecchiatura, non facendo nemmeno falsa informazione. Quindi ragazzi, come al solito, se questo video vi è piaciuto, io vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate facendomi sapere cosa ne pensate di tutti questi soldi che sto spendendo per l'attrezzatura. Vi invito a seguirmi su Instagram, mi stavo dimenticando di questa cosa fondamentale, ragazzi, seguitemi su Instagram perché su Instagram io praticamente sono... ovviamente molto più attivo di YouTube, in quanto è molto più diretto, non abbiamo bisogno di registrare, editare, caricare, registri, via, è pubblicato.
e ci sono tantissimi spoiler di tutto quello che uscirà su YouTube o che non uscirà su YouTube, quindi contenuti esclusivi, attenzione, apriamo OnlyFans! Ragazzi, per questo video è tutto, stiamo degenerando, buon appetito! A posto, si mangia!